Buonasera e benvenuti a Cani e Gatti e Compagnia, l'appuntamento del lunedì, appunto dedicato ai nostri amici a quattro zampe. In questa prima parte di Cani e Gatti parliamo di una storia d'amore perché una famiglia ci ha contattati per parlare di due cani che hanno una storia veramente particolare alle loro spalle. Loro vengono dal Cile e hanno avuto un trascorso piuttosto intenso e sono venuti qua a raccontarcelo i loro affidatari umani, che vi presento subito, a cui do il benvenuto. Con noi Angela Ricci, vice rappresentante di OIPA Cile, benvenuta. Grazie. Insieme al marito Emiliano Moroni, benvenuto Emiliano. Molto gentile. Allora, voi venite piuttosto da lontano, quindi sarete con noi soltanto per la prima parte di Cani e Gatti, perché poi, essendo sera, c'è anche un bel rientro da fare, avete 2 ore di strada, però so che ci tenevate particolarmente, avete scritto alla nostra redazione proprio per essere qua in trasmissione, perché ci tenete a trovare una famiglia a Matteo e Rebecca, che li vediamo qua in studio con noi. Matteo e Rebecca sono una coppia di innamorati. Io lascio la parola a te, Angela, perché voglio che ci racconti quando inizia, quando li conosci. Questo ovviamente avviene perché tu hai abitato in Cile per diverso tempo, sì. E oltre a incrociare loro sul tuo cammino ti sei resa conto della situazione dei randagi in Cile. Raccontaci un po' quello che hai vissuto, quello che hai visto e poi l'incontro con loro che, lo ripeto ancora una volta, stanno cercando una bella famiglia. Tanto grazie di questa possibilità anche di raccontare quello che avviene in Sud America e in Cile in particolare, dove noi, io e mio marito, ci siamo trasferiti nel 2017 per lavoro come professori, lui di università e io come professora, come insegnante Montessori. E in più ho creato il distaccamento OIPA, che è Organizzazione Internazionale Protezione Animali, dalla sede di Milano. Abbiamo creato il distaccamento in Cile perché c'è una situazione molto grave di randagismo, maltrattamento, sfruttamento. E quando siamo arrivati noi nel 2017, gli animali erano considerati proprio per legge come oggetti. Non erano considerati minimamente come creature da rispettare, non c'era ancora il microchip, non c'era assolutamente nulla e c'è un elevato numero di randagismo cani e gatti. Il maltrattamento è molto grave perché sono molto violenti come carattere, sono indietro quasi 100 anni rispetto a noi e abbiamo fatto dei progetti con OIPA. Dei progetti con OIPA molto interessanti con il governo, con i comuni e per poter creare responsabilità civile. Abbiamo creato delle campagne di sterilizzazione perché là, appena uno scende dall'aereo, vede cani ovunque. Anche le persone che hanno cani di proprietà non gli danno cibo spesso e volentieri e li fanno uscire mangiando nelle spazzature. E i pochi rifugi che ci sono veramente molto peggio dei lager che ci sono in Italia. Ecco, quali sono gli abusi che tu hai potuto vedere con i tuoi occhi? Raccontavi che c'è proprio maltrattamento nei confronti degli animali. Sì, maltrattamento, avvelenamento è all'ordine del giorno. Maltrattamento, li picchiano con quello che possono, specialmente là come nel sud Italia, che c'è un po' la tradizione che gatto nero porta sfortuna, là è il cane. Quindi cani neri, ce n'è tantissimi, vengono malmenati, picchiati. Rebecca, ad esempio, quando era nel quartiere, le hanno messo chiodi nelle zampe, collari di chiodi al collo, veniva picchiata molto volentieri. Lei è dolcissima, infatti anche era molto spaventata, adesso con l'educatore cinofilo è migliorata tantissimo. Matteo è stato avvelenato 2 volte, ha salvato la vita 2 volte grazie ai veterinari e volontari che ci sono là. Si sta ampliando la coscienza animale grazie ai giovani, però la situazione in Sud America è molto, molto grave. Come li hai incontrati Matteo e Rebecca? Loro ci hanno accolto quando abbiamo cercato casa in affitto nel 2017, erano i cani del quartiere, la coppia del quartiere, tutti gli davano magari un po' di pane, un po' di cibo e quando abbiamo preso casa in affitto ci sono venuti incontro
e li abbiamo incontrati così, sono stati i primi amici, diciamo, insieme ad altri cani randagi che c'erano. Poi erano molto amati nel condominio dove eravamo, e solo che poi a un certo punto hanno deciso di sopprimerli perché non davano fastidio, non volevano più i cani nel quartiere. Là non ci pensano 2 minuti a eliminare purtroppo gli animali. E allora io ho cercato casa per Rebecca e Matteo, famiglia in adozione là in Cile, e avevo trovato famiglia adottiva per Rebecca a 15 km da lì. Solo che il giorno dopo mi ha chiamato la famiglia che Rebecca era scappata. Ecco, ed è qui dove, diciamo, sicuramente era già iniziata la loro storia d'amore, perché essendo gli animali del quartiere, i cani del quartiere, c'era sicuramente già un'amicizia tra loro due. Ma non era stato compreso che fosse così tanto profonda, perché proprio quel giorno in cui Rebecca è stata data in adozione, cos'è successo? È successo che la signora, che era felicissima di aver preso Rebecca, mi chiama e Rebecca ha scavalcato, si è arrampicata in un reticolato altissimo, è scappata da casa sua. Noi siamo corsi con gli animalisti di OIPA volontari a cercarla ovunque, c'era pioggia fortissima. E mi chiamano dalla città di Chillán, che è a 10 km, dicendo dopo 2 ore circa che hanno, forse sembrava un cane simile a Rebecca che correva sotto la pioggia. Ho detto, ma no, è impossibile che poteva essere lei. Dopo circa 4 ore, 5 ore, mi chiama mio marito e anche la responsabile del condominio, e Rebecca è tornata da Matteo, lo baciava tutto, tutta felice, zoppicante, tutta bagnata e stanca, ma è tornata da lui. Quindi questa storia ha toccato profondamente i cuori dei cileni, perché per loro è una cosa impossibile, perché non li consideravano, non considerano che gli animali hanno sentimenti, hanno un cuore, hanno amore. E quindi sono andati in radio locale, televisione locale in Cile, anche Matteo e Rebecca, e poi ho deciso di prendere in affido definitivamente, in attesa di trovare adozione di coppia là. Purtroppo sono accadute le rivolte civili nel 2019 e non ho fatto in tempo a trovare adozione. Siamo dovuti rientrare con la Farnesina e l'ambasciata, e non li avrei mai abbandonati là, e siamo tornati con 4 cani e 2 gatti in aereo. Com'è stato l'imbarco? Perché ogni volta che si deve intraprendere un viaggio in aereo è una cosa complicatissima già quando si rimane nel proprio stato. Immagino che oltre i confini dell'Unione Europea sia piuttosto complicato organizzare l'arrivo di 2 cani. Come avete fatto? Ci sono state delle difficoltà? Beh, le difficoltà, oltre che tantissimi documenti da fare, là c'erano piene rivolte attive, civili, che qui in Italia non si è saputo molto perché hanno bloccato tutte le informazioni, non si poteva mandare informazioni in nessun luogo, se no venivano prese le persone e sparivano, come ai tempi di Pinochet. Anche se c'è una parte democratica, ma c'è una dittatura militare nascosta. Avrete avuto paura al di là di tutto, molto, immagino. Beh, noi ci siamo trovati in mezzo a sparatorie, bombe che esplodevano, bombe lacrimogene, quindi abbiamo avuto un'esperienza molto forte. Ma ringraziando l'ambasciata e la Farnesina, hanno fatto aerei per i turisti di recupero e l'ultimo aereo per i residenti, cioè noi e anche gli animali. In contemporanea qui c'era il Covid, maggio 2020, quindi era l'unico aereo che è partito insieme a un altro aereo per l'Australia. Quindi in aeroporto è stato difficile, poi c'erano posti di blocco militari, però ce l'abbiamo fatta tutti insieme a rientrare a casa. Gli altri 2 cani sono riusciti a trovare famiglia, mentre loro la stanno ancora cercando. Sì, la stanno ancora cercando, adozione di coppia. O anche famiglie in stallo, in affido, diamo noi il cibo, cure veterinarie. L'importante è che abbiano una famiglia che li tenga, li dia compagnia e amore, perché io per motivi di lavoro, anche mio marito, adesso non possiamo più accudirli. Viaggiamo molto per trasferta, abbiamo un lavoro abbastanza impegnativo e non possiamo tenerli. In questo momento hanno dog sitter, però sono 23 ore al giorno da soli. E prossimamente c'è un nostro conoscente a Godiasco che ha una bellissima pensione e li terrebbe, così almeno sono in compagnia e sono monitorati 24 ore su 24. Raccontaci un po' di loro.
abbiamo conosciuto la loro storia d'amore, d'amicizia, che è sicuramente unica, perché ritornare per 15 chilometri sotto la pioggia, comunque una strada che aveva fatto una volta soltanto per andare da questa nuova famiglia, questa signora che l'avrebbe tenuta poi in adozione, sì. Lei ha deciso di scavalcare la recinzione e di ritornare dal suo Matteo. E già questo si capisce il legame profondissimo che c'è tra questi due cani, quindi ovviamente non si vuole assolutamente dividerli. Voi avete fatto di tutto fino ad ora per tenerli uniti, nonostante le difficoltà lavorative li avete tenuti in stallo in attesa proprio di trovare la famiglia ideale per loro. Come dicevi, questi impegni lavorativi che nella vita tutti noi sappiamo che ci sono, e a volte, nonostante non sia il nostro volere, però dobbiamo anche seguire l'aspetto lavorativo per vivere. Si sta cercando quindi una famiglia. Andranno in una pensione dove saranno ben tenuti, una pensione sostenuta da voi, dall'associazione. Sì. Adesso però voglio conoscerli insieme a voi, nel senso il loro carattere, individualmente come sono e poi anche come coppia di cani a livello, non so se ci sono degli sì. aneddoti, dei racconti della loro vita quotidiana. Ah beh, Matteo è l'amore e dolcezza in persona, anche se grande e grosso, però è un coccolone. Tra l'altro, guardate, vorrei che la regia sì. mandasse la foto a schermo pieno, perché adesso stanno dormendo in studio, dopo li faremo svegliare prima della fine della prima parte. Ha quest'occhio diverso dall'altro, uno azzurro e uno marrone, sì. Già questo è particolarissimo. Sì, particolarissimo, lui infatti anche i veterinari là in Cile hanno detto che è un mix di varie razze, sicuramente un po' husky, un po' spinone, però la particolarità di Matteo è le coccole, un coccolone dolcissimo, molto, molto attento e soprattutto di grande fedeltà. Ha una fedeltà totale e infatti per noi è un grande dolore anche distaccarci, però sono sicura che troveranno la famiglia che li prenderà in adozione, riceveranno tanto di quell'amore, ma tanto di quella tenerezza e riconoscenza infinita, come abbiamo ricevuto noi. Quanti anni ha ed è già castrato, ti chiedo? Sì, è stato sterilizzato in Cile. Sono vaccinati, è vaccinato, recentemente abbiamo fatto rinnovo vaccinazione a microchip. E non ha avuto l'età approssimativa sui 9-10, perché 10 essendo anni. Stati, essendo da randagismo approssimativo, certo. È andato quell'età lì. Malattie non hanno mai avuto, sono stati sempre sanissimo da quando almeno è con noi. È goloso? Sì, ha fame, tanta, però bisogna tenerlo, infatti adesso a dieta perché lui mangerebbe spesso e volentieri, quindi gli diamo le razioni giuste e adesso è in dieta. Dove ama dormire? Ama dormire dove è più comodo, allora è stato sia in casa che fuori, quindi a lui gli piace la coperta o stare al sole, gli piace tanto stare al sole sul prato, se ci fosse anche il giardino gli piace tanto stare sul prato e poi anche è stato un periodo anche in casa sul divano, il divano lo adora. Al guinzaglio come si comporta? Benissimo, sono super educati, obbedienti. In anche casa sono abituati quindi a non sporcare in casa? Non sporco, lui non sporca neanche il recinto. È un gentleman, nel senso tiene la pipì e gli escrementi finché uno lo porta a spasso. Infatti sono abituati ad andare mattina e pomeriggio con la dog sitter, fanno la loro passeggiata e lui fa tutti sempre i bisogni fuori e delle volte si nasconde anche vicino a un albero per farli, cioè molto riservato. Con gli altri cani, al di là ovviamente della sua inseparabile Rebecca, come si comporta? Con gli altri cani si comporta benissimo, gli piace socializzare, e va d'accordo con tutti gli altri cani. Bambini? Bambini anche, adoro i bambini. Con i gatti qualche problemino, nel senso che loro sono comunque... un piccolo razze, branco un quindi... piccolo branco, anche se dove viviamo ci sono tutti i gatti che circolano intorno, non hanno mai fatto niente perché sono in recinto, però comunque abbaiono e vedono che sono un'altra razza, un altro, però non hanno mai fatto nulla con i gatti. Passiamo a Rebecca. Ecco, Rebecca ha un carattere molto forte, obbediente,
Anche lei è stata sterilizzata in Cile anche lei, vaccinata completamente con tutti i vaccini, con microchip. Più o meno è coetanea di sì, Matteo, quindi anche qui siamo sui 9-10 anni. 9-10, sì. Più 9, del veterinario anche qua in Italia ha detto più 9 anni. Per entrambi. Per entrambi, sì. E lei è molto guardiana di lui, cioè lei difende tantissimo protettiva. Lui, protettiva, con gli altri cani va d'accordo, con i bambini anche, i gatti non gli piacciono tanto. Quindi allora diciamo che l'ideale sarebbe una famiglia senza gatti, sì, per loro. L'ideale sì. Per andare sul sicuro. L'ideale sì. È golosa anche lei, cosa gli piace mangiare? Allora mangiano i croccantini, però se gli dai anche il pane, in Cile mangiavano un sacco di pane e adorano il pane, però se mangiano il pane poi mettono su peso. Allora diciamo che quando hanno un trascorso da randagi di non tutto. Fa gli schizzinosi, no. Sono piuttosto di buona bocca o sbaglio? Sì, loro mangiano di tutto, cioè si adattano a tutto. Adesso mangiano solamente secco croccantini della Monge, e, però qualsiasi cosa si adattano, sì. Posso permettermi? Ma certo. La famiglia che nel caso amerà adottarli può essere anche una famiglia che ha un giardino dove loro amano... Infatti volevo amano, proprio chiedervelo. Loro amano vivere all'aperto anche e magari con la cuccia riparata ovviamente in un recinto, e quindi la famiglia potrebbe avere anche i gatti, che magari i gatti classici che... vivono in casa e magari fanno il giretto fuori, però di base gatti casalinghi, ecco. Diciamo solo... gatti che non vadano comunque a condividere gli spazi con loro. Ecco, sì, questo. Quello sì. Noi abbiamo la cuccia matrimoniale coibentata, nel caso per la famiglia abbiamo anche quella, l'abbiamo fatta apposta per loro, matrimoniale, perché non volevano dormire separati, solo insieme dormono. E anche i trasportoni d'aereo abbiamo, quindi forniamo tutto quello che abbiamo. Si comportano bene in casa, fanno qualche piccolo disastruccio, in realtà sono, diciamo che sono già nell'età che di solito sono abbastanza sono tranquilli. Sì. No, si comportano bene, in più Rebecca in casa, io le metto sempre le traversine, quelle per cagnolini, e lei se per caso le scappa la pipì, la fa sempre Sportami. Sulla traversina, è abituata sulla traversina lei. Io direi di fare un discorso sull'età, perché forse in tante persone c'è il pensiero che un cane di 9 anni sia ormai alla fine della sua vita e quindi non si vogliono adottare per non soffrire. In realtà un cane di 9 anni presunti è un cane tranquillissimo, perché si sente anche la frase prendo un cane cucciolo, un cucciolo così me lo cresco come voglio io. Sono tanti miti da sfatare, perché non è detto che prendere un cucciolo riusciamo a crescerlo nel migliore dei modi. Magari la nostra educazione non va a impartire, diciamo, sì. Una crescita corretta, educata soprattutto. Quindi un cane adulto, dove noi vediamo già un carattere, dove ha già vissuto in una casa, dove ha già imparato ad andare al guinzaglio, a sporcare all'esterno, a non fare dei disastri, può essere un ottimo compagno di vita e allo stesso tempo molto più facile da sì, gestire. Totalmente d'accordo su questo. E infatti anche come OIP e anche come persona lo dico sempre a persone che vogliono, sono magari dicono ma no, non vorrei adottare un cane con un po' di età. E invece loro, il fatto che sono già educati, abituati e poterli accompagnare nell'ultimo percorso della loro vita è un dono grande per loro e per la famiglia, perché c'è una gratitudine infinita. Io ho avuto cani anziani nella mia vita ed è stata l'esperienza più bella che ho avuto con gli animali, davvero. Tra l'altro io sento che ci sono tanti ragazzi giovani che magari i nipoti o i figli. Per i genitori che magari rimangono soli, che un coniuge viene a mancare, o comunque anche una coppia di pensionati, spesso gli viene regalato il cucciolo. Il cucciolo, ma ho sentito tra l'altro anche razze piuttosto impegnative, quindi poi emergono anche le varie problematiche, il cane viene poi passato di gestione, magari finisce anche in canile, perché quelle sono le storie poi più tristi per un cane. Un cane, due cani del genere,
In una famiglia dove c'è una coppia di pensionati, comunque persone di una certa età, sono anche cani che non rischiano di farti inciampare, non ti passano nei piedi, non sono agitati, hanno dei movimenti lenti, sono piuttosto dormiglioni. Sì. Non sono cani che, come dicevo prima, non tendono a distruggere la casa, a rovinare i mobili, magari a farti la pipì dove non te ne accorgi e magari un anziano magari non ci vede neanche perfettamente e non si accorge dove gliela fate. Sono cani molto molto semplici da gestire, quindi questo è un messaggio per chi ha voglia di condividere del tempo con un amico a quattro zampe e veramente potrebbe trovare un ottimo compagno anche in questi due cani che magari ti chiedo, li facciamo un po' svegliare, che li facciamo vedere da casa in questi ultimi 5 minuti? Sì. Li disturbiamo un attimo. Anche magari per farli vedere, perché lei è una taglia medio-piccola. Lui è un pochino più grandino, ma come dicevamo, Angela, sono molto bravi. Sì, un patatone proprio. E la foto, quella con la lingua di fuori, lui vive così fondamentalmente. Anche quando incontra cani maschi, cani femmina in giro. Guardate come scodinzola. Lui scodinzola e fa. Cioè, è sereno. Ecco, molto anche sereno. Per strada, non avere un cane che magari ti tira quando incrocia altri cani, ecco, non ti fa scherzi di rischiare di farti cadere o inciampare. Io sono tranquillissimo. È importantissimo. E anche le dog sitter che abbiamo avuto, che è la signora che le sta seguendo. Hanno detto che proprio è bellissimo andare a passeggio con loro perché sono proprio, vanno al passo lento e tranquillo. E infatti c'è il guinzaglio che si attorciglia e loro stanno uno vicini. Di fianco all'altro. Sempre vicini, non si, ed è molto facile portarli a spasso insieme perché non si lasciano mai, non va né uno da destra né a sinistra, stanno sempre insieme. Coordinati. Matteo. E questo è importante. Gestione di uno, di due, in questo caso è come averne uno con due teste, in sì, poche parole. Praticamente sì, sono una cosa sola. Tra l'altro voglio anche ricordare, come diceva Angela prima, che l'associazione si rende anche disponibile, in caso di stallo di affido, di provvedere magari anche a un pochino alle spese, al mantenimento. Non l'associazione, noi personalmente. Voi personalmente, cioè proprio io, complimenti. Noi personalmente come Angela e Emiliano. Proprio per amore ci loro. Ci sarete ecco sempre per loro sì. E per anche questa eventuale famiglia che... Assolutamente sì. Si spera, si è prenderà una cosa cura di loro. Di scelta d'amore nostra perché ci hanno dato tanto indipendentemente da tutto e quindi se ci fosse una famiglia che magari ha difficoltà nell'adozione e tutto, anche affido, stallo, li sosteniamo noi col cibo e le cure veterinarie, quello che c'è bisogno. Proprio perché meritano tanto per quello che hanno passato. Certo. Abbiamo gli ultimi 3 minuti in conclusione. 2 parole su quello che sta accadendo ora in Cile, perché voi siete venuti via con quest'ultimo sì. aereo a disposizione, quindi immagino un momento difficilissimo e per voi sia stato un miracolo riuscire a ritornare in Italia. Ma... è rimasta comunque è rimasto il distaccamento della sede sì. OIPA. Chi se ne sta prendendo cura adesso e quali sono le difficoltà che vive ogni giorno? Se la situazione magari invece è migliorata? Allora, in questo momento come responsabile OIPA Cile il distaccamento è ancora attivo. C'è Samuel Molina, che è cileno, che lui si occupa anche di recupero animale in caso di catastrofi. Infatti abbiamo creato una sezione anche per quello, perché in Cile ci sono tra terremoti, incendi e tutto, non solamente le persone. Ecco, giusto, bravissima. Lui è Samuel Molina. Quindi questa foto è lui che si sta prendendo cura di sì. questo cane ferito. Lui andiamo a recuperare, lui fa adesso facciamo recupero sia nelle situazioni di randagismo, maltrattamento, poi ci sono anche gare clandestine, combattimento con animali, ci sono ancora quelle realtà molto gravi. In più, in caso di terremoti, incendi o anche alluvioni, come OIPA andiamo insieme col gruppo che abbiamo formato a recuperare gli animali incastrati in queste situazioni di catastrofe. Quindi lui sta continuando a formare persone, c'è la pagina OIPA Cile in Facebook
e vengono dati gli aiuti sempre tramite OIPA sede Milano, vengono mandati gli aiuti in Cile e la situazione non è migliorata, perché purtroppo le persone non stanno comprendendo. È migliorato il discorso sterilizzazione massivo, e però il discorso microchip adesso è stato inserito e questo si è diffuso a livello nazionale. Bisogna sperare che con, diciamo, le nuove generazioni, sì, esatto, pian piano la sensibilizzazione possa aumentare. Infatti le nuove generazioni stanno tenendo, non so, laboratori e conferenze nelle scuole per cercare questa sensibilizzazione, esatto. Certo. E c'è come si fa a sostenere questa sezione OIPA in Cile? Si può fare un punto di riferimento OIPA Milano? Sì, OIPA Milano, c'è OIPA International, e tramite OIPA International vengono fatte le donazioni, bisogna specificare per dare donazione in OIPA Cile, poi ci sono varie realtà nel mondo di OIPA, di aiuto, ed è oltretutto, diciamo che siamo organizzati molto bene a livello internazionale proprio per il sostegno e l'aiuto, e anche vengono fatti poi articoli sulle varie situazioni in ogni nazione, e così anche in Cile. Siamo il mulino in questo momento, che è veramente in un campo minato e che siamo sempre in contatto, sta facendo il possibile e anche l'impossibile insieme ai volontari. Bene, siamo alla fine di questa parte, io vi ringrazio, adesso mi alzo, grazie, se non mi sgridano dalla regia, prendo il microfono con me, perché voglio andare a salutare questi due patatoni, vediamo, vediamo se si alzano, li facciamo vedere un po' meglio da casa. Rebecca, vieni. Matteo, ciao! Ciao, bellissimi! Guardate come sono belli. Ciao, dai un bacino. Quindi, se qualcuno vuole... Ecco, se qualcuno fosse interessato... Non l'ho detto, abbiamo un numero che possiamo... Il numero di telefono l'ho dato prima, possiamo farlo passare il numero di telefono, così lo facciamo vedere. Nel caso comunque si può sempre contattare anche Telecolor al nostro centralino, quindi possiamo fare sicuramente anche da passaparola. Ma benissimo, dalla regia ci hanno mandato proprio il numero di telefono di Angela, 347 90 98 968 348-032-6863, oppure la tua mail, sì, per candidarsi, angela.ricci@live.it. Lasciamoli fuori ancora un attimo, così se qualcuno volesse prendere, sì, i tuoi riferimenti, Angela ha il tempo appunto per segnarsi i numeri o la mail. In ogni caso, se non doveste fare in tempo, o potete chiamare stasera che siamo in diretta, altrimenti contattate il nostro centralino in orari d'ufficio e noi siamo, ovviamente, saremo lieti di fare da passaparola per loro. Grazie. Chissà se c'è, sì, qualcuno che ci sta seguendo che si è incuriosito e vuole dare una possibilità a questi due innamorati. Io, grazie, vi ringrazio tantissimo, ricordo qui con me in studio Angela Ricci, che è vice rappresentante OIPA Cile, e il marito Emiliano Moroni. Grazie, grazie che siete stati qua, per averci contattati. E pausa pubblicitaria, ritorniamo parlando di cavalli. Eccoci qua, bentornati dalla pausa pubblicitaria. Sono felice di avere in studio questi due personaggi, perché per me sono due star, li seguo sempre su Instagram ed è bello conoscerli di persona. Sono i fondatori di Equestri, Jessica Novelli, benvenuta, e Federico Gatti, benvenuto. Grazie di averci invitati. Allora, mi colpisce molto il vostro modo di avvicinarvi ai cavalli. Sono tanti gli insegnamenti che voi lanciate sui social per le persone, un vostro modo di sensibilizzare all'approccio con il cavallo. So che tenete anche poi dei corsi che vengono dati come pacchetti, ecco, per insegnare alle persone ad avvicinarsi nella gestione del cavallo, a non fare gli errori, quelli che sono magari considerati più banali, ma che però portano a una scorretta gestione del cavallo e a un cambiamento del comportamento nel cavallo.
prima di venire a tutti gli argomenti che mi sono segnate, tutte le domande che voglio farvi, voglio conoscervi un po' e capire come nasce la vostra passione. Non so chi vuole iniziare, come vi siete incontrati. Bella cosa. È una bella domanda questa, perché noi partiamo da mondi completamente diversi che si sono incontrati qualche anno fa. Ho iniziato ad andare a cavallo da bambino, il classico bambino che andava a chiedere, sì, ai genitori di voleva assolutamente andare a cavallo. Ho fatto le prime esperienze con la monta inglese, poi con la monta western, e ho continuato fino al tempo, diciamo, dell'università, qualche anno dopo. Poi sono entrato nel mondo del lavoro, ho passato anni a fare praticamente tutt'altro, faccio il manager in una multinazionale, e ho però fatto una pratica personale di lavoro su me stesso tramite arti marziali, tramite il Tai Chi e tramite la meditazione. Il lavoro la passione per i cavalli mi è sempre rimasta e a un certo punto è ritornata fuori. È così, quando c'è la passione prima o poi riemerge. Ed è ritornata fuori in maniera molto prepotente, quindi è ricominciata 3-4 anni fa, e ho scoperto che a 10 minuti da casa mia c'era Jessica che aveva un maneggio. Ah, quindi diciamo parte da te. Ma fino ad allora te. Non ci eravamo mai sì. incontrati. E fino ad allora, e abita veramente a 10 minuti da lì e non sapeva neanche esistesse la strada che portava lì. E invece la tua passione per i cavalli come nasce, Jessica? Io ho avuto la fortuna di essere la tipica ragazza fortunata che aveva i genitori che avevano già a casa il cavallo, e quindi sono nata fondamentalmente in mezzo ai cavalli in un'azienda agricola, e da lì poi ho potuto coltivare la mia passione con i genitori che effettivamente mi appoggiavano, quindi ho potuto veramente esplorare l'equitazione a 360 gradi, dal salto al dressage, agli spettacoli equestri, all'allevamento, per poi creare una mia idea di equitazione. Infatti arrivi proprio al punto, perché abbiamo parlato più volte di cavalli in trasmissione, poi noi abbiamo avuto anche trasmissioni storiche, Uomini e Cavalli, che era proprio dedicata al mondo dell'equitazione, ma era, diciamo, più improntata alla parte sportiva. Perché si pensa che avvicinarsi ai cavalli sia soltanto fare una disciplina agonistica. In realtà c'è un mondo che dovrebbe forse essere iniziato prima di arrivare a cavalcare il cavallo, che è proprio l'approccio con il cavallo, la gestione anche a terra, importantissima, che viene sottovalutata, perché nei centri ippici, quando il bambino arriva a fare lezione, di solito si trova il cavallo già sellato e si fa la sua lezione e lo riconsegna sellato. Diciamo che purtroppo questa è una cosa che si è creata nel tempo e che, a differenza magari di altri animali, non si va a conoscere l'animale prima di iniziare a fare agonismo, perché ad esempio un cane, prima di iniziare a fare dell'agility, si conosce l'animale e si comincia a interagire con l'animale, mentre invece con i cavalli purtroppo questa cosa viene persa. Sì. E invece noi appunto cerchiamo di portare in giro questa mentalità di imparare ad essere consapevoli di cosa il cavallo ci sta dicendo prima di andare a fare dell'agonismo, perché per fare dell'agonismo, comunque anche ad alti livelli, dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che c'è intorno. Vuoi aggiungere qualcosa, Federico? E qui è stato il punto di contatto che ci ha fatto iniziare a lavorare effettivamente insieme, perché ci siamo trovati praticamente allineati su un tipo di equitazione che fosse etica e scientifica, nel senso che l'obiettivo nostro è sempre stato quello di fare un'equitazione nell'interesse del cavallo, per cercare di fare in modo che le persone potessero capire l'importanza del cavallo come animale, al di là dello sport che poi è possibile andare a praticare con il cavallo. E abbiamo gettato fin da subito un'importanza molto 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 forte sulla consapevolezza del cavaliere. E qua abbiamo chiuso il cerchio con quello che era la mia pratica in precedenza, quindi ho portato tutto quello che avevo fatto negli anni dalla meditazione e dal Tai Chi in termini di consapevolezza corporea e dello stato d'animo nel lavoro con i cavalli. E abbiamo visto che questo, applicato nelle fasi iniziali della creazione proprio della connessione, della relazione con il cavallo, fanno una differenza che è veramente abissale. Che poi ci si ritrova anche quando si va a fare una sorta di performance a livello sportivo, perché abbiamo creato una connessione, una relazione con la mente del cavallo, mentre invece troppo spesso si passa subito all'addestramento e si vanno ad insegnare cose al corpo del cavallo. E il cavallo è un animale estremamente potente, con un corpo estremamente potente, ma dalla mente molto molto fragile.
E se quindi noi prima non siamo andati a connetterci con la mente, non avremo mai il cavallo nella sua interezza. Certo. Jessica, per arrivare a lavorare su questo, non so se lo definiate metodo o comunque uno stile, sì, ecco, di vita anche per approcciarsi ai cavalli, ma prima bisogna andare a chiedervi chi è per voi il cavallo. Cioè, che animale è per voi? Cosa vi trasmette? Come diceva giustamente Federico, è un animale estremamente grande ma con una mente estremamente fragile. E infatti noi non parliamo di metodo ma parliamo di stati d'animo, perché è lo stato d'animo che ci fa approcciare a ogni singolo cavallo, perché ogni singolo cavallo ha un carattere completamente diverso dall'altro. E andarsi ad approcciare a tutti i cavalli con un metodo sarebbe molto riduttivo. E a volte anche controproducente, perché con alcuni soggetti si rischierebbe proprio di non arrivare a nessun dunque. Tra l'altro nel mondo dell'equitazione succede spesso che il cavallo si ingrani. È un termine utilizzato, diciamo, nel mondo equestre. Questo cosa vuol dire in termini semplici? Il cavallo è ingranato quando si rifiuta completamente di fare un esercizio, di essere montato, e questo lo può fare in svariati modi, da rimanere proprio bloccato, sì, da magari tirare dei calci con il posteriore, o addirittura andare anche a, come posso dire, una cosa un po' più che non viene magari detta, ma succede che il cavallo esploda. Esploda sia in una maniera fisica, ma anche somatizza parecchio e quindi va completamente giù di testa. Cosa bisogna fare per evitare che un cavallo arrivi a queste situazioni? Ecco, queste scene, perché quando un cavallo arriva così può diventare anche molto pericoloso. Questo è un bellissimo esempio. Questo è uno stallone arabo da show, cavallo meraviglioso, che ci hanno chiamato per andare a vederlo la prima volta, perché aveva sviluppato dei comportamenti aggressivi con la persona che lo gestiva a terra. Aveva fatto male proprio in maniera anche importante alle persone che lo maneggiavano. E in realtà quello che è stato estremamente chiaro è che questo è un cavallo intelligentissimo, sensibilissimo, che rispondeva a segnali che il cavaliere dava, la persona a terra dava, in maniera inconsapevole. Questo è un'altra situazione. Noi siamo, diciamo, un po' specializzati nell'andarci ad approcciare a situazioni come queste con cavalli. Nell'andarcela a cercare. Sì, cavalli cosiddetti problematici o cavalli che hanno comportamenti difficili. In realtà solitamente sono i cavalli più sensibili e più intelligenti, che sono iperattenti a tutto quello che hanno attorno e iperattenti anche allo stato d'animo della persona e alle incoerenze che una persona può avere in termini di linguaggio corporeo. A volte anche solamente un piccolo passo indietro, un arretrare il busto, avere una mano con una contrazione, bloccare il respiro. Il cavallo tutti segnali. Ci legge. Sì. Ci legge. E la cosa importante da imparare è che ogni movimento che il cavallo fa non è mai a caso. Invece spesso si danno per scontate tantissime cose proprio perché si è abituati a prenderlo, maneggiarlo, montarci in cima senza valutare i microsegnali che effettivamente ci sta dando. Quindi per dire un giorno, cioè non è che tutti i giorni per il cavallo siano uguali, non è che tutti, come noi come del noi. Resto, potrebbe essere che anche il suo diciamo atteggiamento sia dovuto anche al nostro stato d'animo in quel momento. In realtà è quasi sempre così. Ecco. A parte quei cavalli che a un certo punto hanno spento il cervello e quindi non vogliono più ascoltare. Ma questo è un cavallo felice o è un cavallo? È un cavallo che è stato spento, quindi è un motorino. Se un animale è felice come un motorino, non sono io che posso dirlo, ecco. Però lascio a tutti, ognuno la libera scelta di deciderlo. Ma il cavallo arriva a spegnersi per frustrazione o per manipolazione da parte dell'uomo? In realtà il cavallo, la frustrazione è difficile che la provi. Cioè, molte volte noi umanizziamo i cavalli dando ai cavalli delle emozioni che proviamo noi. Il cavallo solitamente si va a spegnere, si chiude in sé, perché purtroppo vengono utilizzati metodi che lo vanno a sopprimere. Sì. E lo vanno a mettere in un'impotenza presa.
quindi sanno che non si può fare niente. Stavo leggendo all'inizio di questo TikTok che appunto diceva: non è costringendolo che otterrai il risultato. Sì, si tratta sempre di comunicazione alla fine. E la comunicazione deve essere fatta secondo il linguaggio che il cavallo usa. Questo è un altro delle grandissime problematiche che noi vediamo, cioè il fatto di pretendere che il cavallo capisca quello che gli vogliamo comunicare, senza prenderci, diciamo, senza fare la fatica di imparare il suo linguaggio e senza fare la fatica di capire che ogni singolo comportamento, dai più estremi come magari questi, a piccole cose, piccole contrazioni muscolari, hanno un significato preciso per il cavallo. E quindi è una continua comunicazione che il cavallo sta cercando di mettere in atto con noi, e sta a noi capire quando ci fa delle domande, quando ci dice delle cose, e rispondere come farebbe un cavallo. Quindi prima di tutto senza frustrazione e senza fare in modo che le nostre emozioni vengano dettate dal comportamento del cavallo. In questo caso, se chiedo alla regia magari di rimettere dall'inizio questo video, lascio il tempo, così lo commentiamo insieme, perché anche qui vediamo un cavallo in uno stato, come posso dire, di difficoltà che può diventare pericoloso per la persona. Questo è un cavallo, uno stalloncino arabo che aveva molto più interesse nei confronti delle femmine delle che erano lì di fronte che fine. Delle mie richieste. E il problema è che lasciare a un cavallo la libertà di avere quel comportamento lì segna un futuro poco bello per quel cavallo, perché diventa un cavallo impossibile da andare a maneggiare. Quindi la mia richiesta in questo caso è che presti attenzione a me. E mi accontento di cose estremamente piccole, dal chiedergli un passo indietro, dal chiedergli che muova appena un posteriore, il fatto che vada a fare questo incrocio con le spalle, cioè vado a chiedere l'attenzione a me, al mio linguaggio corporeo, e non alle cose che gli sono attorno. E si vede qui come in pochissimo tempo cambia comunque il suo stato mentale, dal portarlo a averlo portato all'interno di questo dialogo. Quel frustino a cosa ti serve? Il frustino qui è per sopravvivere. Sì, è una forma di... è impossibile poter toccare il cavallo, un cavallo come quello, senza farsi male, stando troppo vicino. Quindi questo qua permette di allungare il braccio e di utilizzarlo come estensione effettivamente del braccio, o dare delle pressioni anche quindi in terra. Quindi è un prolungamento del tuo braccio, non è una frusta che viene utilizzata per... Il cavallo non ha mai paura del frustino, ha sempre paura della mano che lo tiene. Quindi lo stesso oggetto utilizzato con un linguaggio corporeo che sia calmo, centrato e soprattutto uno stato d'animo che non sia in frustrazione, non è oggetto spaventoso per il cavallo. E infatti, come si vede, è sempre un qualcosa che gli va a indicare il movimento o va a creare una pressione in terra, che per molti cavalli è già assolutamente sufficiente. Jessica, se noi dovessimo approcciarci nel nostro migliore stato d'animo quando andiamo dal nostro cavallo o da un cavallo in generale, come dovremmo essere in quel momento? È come dovresti essere quando incontri per la prima volta una persona, fondamentalmente, perché la prima buona impressione, mi dispiace dirlo, ma è quella che conta. Poi possiamo ovviamente cambiarla, ma la prima volta che incontri una persona a pelle, sai già se quella persona è o meno piacevole, e lo stesso vale per i cavalli. Oltretutto i cavalli hanno una sensibilità molto più spiccata della nostra, quindi se arrivi dal cavallo che magari hai tutti i tuoi cavoli del lavoro piuttosto che del moroso o della scuola eccetera, lui lo sente e dice: io con una persona che c'ha mille casini in testa non ci voglio parlare stasera, l'aperitivo lo prendo con qualcun altro. Quindi il difficile per noi è anche pensare, appunto, come diceva Federico, di iniziare a parlare una nuova lingua, perché come quando ci approcciamo a una nuova lingua ci sentiamo un po' idioti. Quindi le prime volte, quando iniziamo a parlare, perché magari iniziamo a capire le prime cose che ci dicono, ma poi non riusciamo a riparlare indietro. E quindi quando cominciamo a parlare questa nuova lingua diciamo: oddio, che cosa ho detto adesso? Quindi l'ideale, da quello che sto capendo, sarebbe riuscire a, come posso dire, fare un percorso formativo prima di andare a portarsi a casa un cavallo, prima di pensare di comunicare con un cavallo. Ovviamente
con delle persone referenziate che possono darci il giusto lessico, visto che siamo in termini di parole, di linguaggio, il giusto lessico per andare a comunicare con il cavallo. Come avviene questo percorso? Allora, io ho avuto la fortuna di incontrare Federico, perché fino a che non l'ho incontrato non ne ero consapevole. Mi ero ritrovata una di quelle persone, quei cavalieri che facevano le cose e gli venivano bene, ma non riuscivano a passarle. Perché le facevo? Perché con l'esperienza me le ero create. Grazie a lui ho capito che se prima impari a gestire le emozioni, quindi prima impari a essere centrato tu, gestire le emozioni, impari a sapere dove hai il tuo corpo, i movimenti che stai facendo. Io sto gesticolando perché sono una gesticolatrice seriale, e però so quello che sto facendo e dove sto andando. Quindi prima imparare a conoscere se stessi, ed è questo il difficile, perché chi si approccia al cavallo molte volte non vuol vedere neanche i problemi che ha lui. Per poi effettivamente andare ad approcciarsi al cavallo nel modo corretto, e quindi sapendo almeno dove sei tu. E allora così puoi, grazie magari a qualche esperto, capire quello che effettivamente ti sta dicendo il cavallo e poter rispondere nel modo corretto. Come ci parla un cavallo? Ci parla con segnali che per noi sono spesso troppo piccoli e che, a cui siamo non abituati a dare attenzione. I cavalli, e questo è un altro dei grossi problemi, perché il cavallo è un animale col corpo molto grande, ma che tra i suoi simili comunica a volte con delle veramente cose impercettibili, anche semplicemente uno sbattere delle palpebre, il contrarre semplicemente un labbro, il muovere o meno un orecchio, una contrazione a livello muscolare. Sono tutti segnali che il cavallo sta dando e che sono l'inizio della comunicazione. Quindi essere capaci di andare a leggere l'inizio della comunicazione prima che diventi molto più grande e molto più, diciamo, rumoroso quello che il cavallo sta dicendo, è sicuramente la prima chiave che ci può permettere di entrare in una relazione. E poi è importante che noi andiamo a rispondere con sempre degli atteggiamenti che siano centrati e calmi. Come quello che insistiamo Jessica. Tantissimo è sulla morbidezza del linguaggio corporeo, sulla consapevolezza proprio di come ci stiamo muovendo, di come si genera il movimento, cioè di non fare dei movimenti che siano meccanici, di non pensare che solamente magari perché abbiamo in mano una lunghina o il frustrino siano quello il mezzo di comunicazione, ma deve sempre partire dal nostro centro, che è un centro che sia corporeo ma anche emotivo. Quindi il fatto di connettersi con noi stessi è la prima, è la prima fase per poter creare una connessione col cavallo. Vorrei tornare indietro a due video fa, dove c'era quel cavallo che cadeva a terra su un fianco. Sì. Ecco, vorrei che commentasse. Ecco, un puledro, infatti. Vai. Questo era un puledro di 6 mesi che era appena stato svezzato e mai maneggiato. Era un caso particolare perché era il figlio della cavalla dominante nel branco, lui era uno stalloncino, quindi lui per i primi 6 mesi della sua vita era stato abituato che nel branco poteva fare tutto quello che voleva. E quindi lui si è trovato... E poi è arrivata la vita. Svezzato. È quello che succede delle volte con cavalli che noi stessi abituiamo male. E quindi cosa succede? Che io ho sempre fatto così e ha funzionato. Cioè io andavo da un altro cavallo e lo spostavo, piuttosto che andavo dal mio umano e lo spostavo. Cavolo, arriva questo, che solitamente è lui, e non posso più farlo. E quindi aumentano esponenzialmente le risposte, dicendo, cavolo, ha sempre funzionato, è una risposta che, cioè, con questa cosa ce l'ho sempre fatta, adesso allora l'aumento di più, fino a che a un certo punto, anche se l'aumentano, l'importante è, anche se aumentano tanto le risposte, rimanere, come diceva Federico, tranquilli, sereni, centrati e divertirsi. Che capisco che in situazioni del genere non è sempre facile. E la mia richiesta in questo caso era semplicissima, una mano appoggiata alla spalla, volevo che si spostasse di un centimetro. Mentre invece una richiesta del genere lui andava a rispondere in quel modo, perché già solamente il fatto di cedere quel centimetro di spazio, visto appunto quello che lui aveva fatto fino a quel momento, era troppo, era intollerabile. E quindi ha proposto delle altre cose. In questo caso penso che recuperare un puledro sia fattibile. Sì, un cavallo già adulto, questo. Ecco, uno stallone, questo come è un altro questo cavallo, caso. Sì. Però questo aveva 4 anni comunque, cioè è comunque sì, giovane. Giovane,
Però comunque già non più un puledro di 6 mesi. In realtà qua sono bastati 15 minuti. Questo è un cavallo che aveva il problema, gli era stato insegnato involontariamente che tutte le volte che c'era un'apertura, l'unica soluzione era fiondarsi dentro. E lì rischi di essere travolto di cadere o di romperti il dito mentre stacchi. O che si faccia male lui. La lunghina, anche. O che si faccia male lui. E qui? E qui, è pura qui si vede benissimo il discorso della comunicazione, di portare l'attenzione sulla persona e di chiedergli solamente stai attento a quello che sto chiedendo io, che è un passo alla volta. Quindi portare il cavallo a pensare e non a reagire. Questo è uno del. Ed è spesso la chiave, anche questa è la chiave per la soluzione, cioè i cavalli reagiscono. Questa era una delle porte in cui lui di solito si fiondava dentro. È lo stesso cavallo che non amava la giostra? No, o è un altro? No, è un altro. Allora, dopo lo vedremo. È lo stesso posto però. Quindi questo succedeva quando lui, anche per dire quando lui andava in giostra o quando entrava nel coperto, nel box. E lì era proprio paura. E la cosa importante quando un cavallo ha queste reazioni è dargli protezione. E qui si vede, questa è la comunicazione, il fatto di chiedergli quell'attenzione a me. Attenzione. Mi chiedo un passettino indietro, non me lo fa, allora insisto, ma contento di quel mezzo passo e poi di nuovo. E il fatto che sia concentrato sul mio linguaggio corporeo e non su quello che c'è attorno. Credo che in questi istanti sia fondamentale, vabbè, un briciolo di follia ovviamente, però essere, non avere paura. No. Non avere paura e non essere troppo arrabbiati. No. O... Bravissimo. L'aggressività, andare a rispondere a magari una risposta cruenta che può avere il cavallo. Perché ricordiamoci che sono prede loro in natura, non è come avere un cane che è un predatore. Sì. Quindi hanno sicuramente un'indole differente, Jessica. Quindi se hanno un'aggressività non è appunto perché sono dei predatori, quindi è già più naturale per loro essere aggressivi. Se aggrediscono è perché sono stati portati a farlo. Quindi rispondere con aggressività o con comunque un atteggiamento aggressivo va a chiamare in loro ancora, cioè gli sta dicendo ok, posso, è questo che devo fare per salvarmi. E l'importante appunto è invece nel momento in cui un cavallo è aggressivo rimanere centrati, tranquilli, dirgli un no, ma è un no rilassato, senza frustrazione, senza nervosismo. Non è semplice. Immagino. Quello che dobbiamo comunicare è che noi siamo forti ma non siamo aggressivi. Questa qui è veramente il modo in cui dobbiamo rapportarci a loro. Cioè prego, finisci pure, ci mancherebbe. E anche questa è la situazione, il classico problema di un cavallo che morde, lui mordeva in maniera importante e qua non lo sto andando a correggere magari utilizzando metodi violenti, ma semplicemente io continuo con la mia richiesta. Rimango fermo il più possibile e vado a continuare con quello che sto facendo. E qui si nota la caratteristica principale che deve avere un leader cavallo, che poi dovremmo diventare noi, il punto di riferimento, che è la coerenza. Rimanere sempre coerenti con quello che stiamo facendo. Non semplice in situazioni del genere, ma se iniziamo con un cavallo tranquillo a rimanere coerenti ogni volta che facciamo una richiesta, mantenere la nostra coerenza calma, sarà più facile che il cavallo ci prenda come punto di riferimento e dica ok, posso affidarti effettivamente la mia vita. Perché molte volte abbiamo cavalli che si fidano di noi, quindi stanno con noi, ma non si affidano a noi. E dicono, cavolo, se viene un predatore, tu già non hai coerenza per mettermi una capezza, se arriva un predatore moriremo tutti. E allora, lì bisogna essere bravi a mantenere la coerenza e dirgli, ok, se arriva un predatore ci penso io, la responsabilità è mia, se sono io a dirti, ok, devi scappare, bene, ma se io ti dico che non c'è problema, che si sta tranquilli, puoi stare. Come farlo è tutto un percorso. Certo. Qui invece? Questo è un altro degli interventi che abbiamo fatto e qui si vede bene un cavallo che è terrorizzato dal frustino perché è stato usato con lui in maniera impropria. Sbagliata. E quindi qua l'obiettivo è che lui non si focalizzi sul frustino ma sul mio stato d'animo. E l'obiettivo della sessione è qui fargli capire che se anche ho il frustino in mano ma la mia intenzione, quindi il mio sguardo, quello che chiedo è lontano da lui, quindi non lo sto guardando, il frustino lo posso anche muovere e sbattere come voglio, ma non ha il minimo significato. E nello stesso tempo però, quindi potrebbe sembrare una desensibilizzazione, ma in realtà io lo sto sensibilizzando al mio stato d'animo e al mio linguaggio corporeo. E poi voglio che nello stesso tempo, se invece faccio una richiesta con un linguaggio corporeo estremamente leggero,
lui risponde in questo caso al frustino, ma senza panico, quindi senza andare a reagire scappando, ma pensando e in una maniera che sia decontratta a livello fisico e mentale. E qui si vede che poi dopo, toccando la pena, il cavallo si muove e non scappa più come era prima. Ecco, qua vediamo un arabo che è rimasto impigliato nella lunghina. Questo è il classico caso in cui si può entrare in panico, perché questa è una situazione brutta, perché il cavallo può scappare, si è in una fiera, e far scappare uno stallone in una fiera non è mai bello. No. E poi quindi qua si vede... di facile gestione, ovviamente. E lì si vede bene, c'è proprio una frazione di secondo in cui io scarico completamente tutte le energie. Non so se è possibile tornare un attimo indietro. Perché anch'io se comunque ci anticipi dove quando lo fai sicuramente mi ok, potete pure andare avanti, quando prende okay. La lunghina io mi preoccupo e quindi lui adesso sta rispondendo al mio avanzare perché sono ancora rigido. Wow. Me ne accorgo che sto provocando la reazione, quindi in questo momento scarico tutto. Scarico, hai mollato il braccio. Ho mollato il braccio, ho mollato le energie, ho respirato. Hai mollato la lunghina stessa. E il cavallo si è fermato. Adesso vi dico una roba facile vederlo fatto da Federico, sì, che ha una consapevolezza corporea data da tutto quello che ha fatto in passato col Tai Chi. Io lotto ancora adesso, quindi... Però questo rende bene appunto il fatto che il cavallo sembra che voglia scappare via, mentre invece in quel caso stava rispondendo al mio linguaggio corporeo. Quindi ero io che... E questa è la seconda volta in cui succede ed è molto più veloce andarlo a... Per questo era una abilità che lui aveva sviluppato, perché aveva capito che in quel modo si toglieva... Riusciva per evitare che si facesse male, lasciavano la lunghina. E quindi aveva... Quindi proprio andavi a ricreare questa situazione apposta per riuscire... Cercavo di evitarla, ma alcune volte ma lui era in grado bravo, di farla. Alcune volte la prendeva, sì. E poi comunque bisogna andare a ricreare il problema, sì, perché se non ami il problema, sei parte del problema. Questo è uno dei nostri mantra. Bene, bene. Abbiamo la pausa pubblicitaria, ovviamente rimanete con noi perché andiamo avanti a parlare di questa filosofia, di questi stati d'animo in partecipazione con il cavallo. Bentornati dalla pausa pubblicitaria, come sapete stiamo parlando di cavalli e lo stiamo facendo grazie a Jessica Novelli e Federico Gatti, che sono i fondatori di Equestri, di questo bellissimo approccio che si viene a creare con il cavallo, del modo in cui loro riescono a lavorare sugli errori dei cavalieri, dei proprietari di cavalli, per andare diciamo ad aggiustare questa relazione, a insegnare questa centratura al cavaliere, al conduttore, sia a cavallo ma soprattutto a terra, perché abbiamo capito proprio l'importanza di una preparazione, di una consapevolezza su se stessi prima di arrivare a una relazione vera e propria con il cavallo. E questo avviene attraverso la connessione. Ma come si raggiunge questa connessione? Cosa intendiamo per connessione? Per noi la connessione è la base della relazione con il cavallo, qualcosa che viene prima dell'addestramento, che deve esserci, ma deve venire appunto in una fase successiva. Un cavallo connesso non è nulla di magico alla fine, ma è un cavallo che risponde alle più piccole richieste del cavaliere in termini di linguaggio corporeo e di stato d'animo. Quindi vuol dire che si è creata questa comunicazione, questa relazione, per cui il cavallo è disponibile a livello mentale soprattutto a comunicare con il cavaliere e a rispondere alle sue richieste. Richieste che sono, con un cavallo connesso, veramente piccolissime. Bastano piccoli gesti. A volte semplicemente lo sguardo diventa il primo strumento di comunicazione con un cavallo connesso. E sono purtroppo delle cose che non vengono insegnate, e ci si trova di fronte a cavalli che hanno perso questa capacità, diciamo, di connettersi a un livello così sottile con le persone, semplicemente perché si sono trovati in contesti in cui non sono mai stati sensibilizzati a questo. Ma magari le prime volte che il cavallo ha provato a comunicare in un certo modo, le persone non hanno risposto o lo hanno ignorato, male, o hanno risposto male, o hanno spento, diciamo, le risposte che il cavallo stava dando. E quindi tutte le volte che noi andiamo a lavorare con un cavallo che ha problemi, che siano problemi sia di gestione a terra ma anche problemi in sella, partiamo sempre con il lavoro da terra e in libertà,
che è il banco di prova per vedere se il cavallo vuole parlare con noi e vuole stare con noi. Facciamo ripartire questo video, mi dispiace dalla regia che continua a dire torniamo indietro, però intanto che Federico parla io intravedo... Questo è un bel esempio di connessione, perché questa è una... Diceva, sai come comunicare con il cavallo usando i piedi? Qui è una puledra che deve uscire per la prima volta da sola, svezzata, dalla scuderia. Quindi vuol dire mettere piede in un posto che è l'esterno della scuderia in cui prima era stata solamente con la madre. Quindi io le sto chiedendo di affidarsi a me in quella situazione. E non la sto tirando con forza, quindi non sto applicando una forza alla capezza, ma sto utilizzando il mio corpo. Quindi questa è una pratica che arriva proprio dal Tai Chi, quindi io quello che faccio è rilassare il mio corpo e nel rilassare il mio corpo vado a creare una piccola pressione, ma molto più morbida, alla lunghina, che la fa uscire perché la faccio, perché quello che le vado a chiedere è una richiesta che è dolce. E qui stiamo facendo vedere, provare alle persone a Fiera Cavalli Verona esattamente la stessa sensazione, perché finché non lo si sente è difficile poi poterlo certo. praticare. E quindi con alcune persone che erano lì mi ha fatto sentire il modo in cui ho chiesto alla puledra di uscire. Ecco qua. Qua è quando Federico mi fa, no, Federico mi fa andare in giostra. Sì, qui era successa una cosa divertente, l'avevo chiusa sì. per sbaglio nella giostra, l'ho fatto fare un giro. Insieme a lui. Perfetto. E lì, e qui è importante mantenere il giusto stato d'animo. È stato bello perché durante appunto questo stage almeno ho potuto far vedere che anche se può succedere l'imprevisto, perché sei chiuso dentro a uno spazio ristretto con un cavallo che calcia, che è nervoso perché è infastidito, eccetera, anche se succede l'imprevisto bisogna riuscire a mantenere la calma e soprattutto divertirsi e sorridere. Perché questo, se noi sorridiamo, inevitabilmente nel nostro corpo si attivano delle sostanze che fanno in modo che noi possiamo mantenerci nello stato d'animo corretto per continuare a lavorare con il cavallo. Rispetto alla puledra che abbiamo visto prima, secondo voi quanto è importante, come diceva prima Jessica, il primo approccio, il primo impatto con una persona, con un animale, sicuramente è, posso dire, l'inizio di un tutto, è il primo step ed è importantissimo. Una puledra che per la prima volta viene staccata dalla madre, quindi già questo per loro è un grandissimo dolore, un trauma, e ne piangono, è anche brutto per chi è lì con loro perché ti dispiace, però devono iniziare questo tipo di percorso. Questo tipo di percorso, se viene fatto in una certa maniera, sicuramente crea nel cavallo un, definitemela voi questa, uno stato d'animo, le basi per il futuro, uno stato mentale anche per il futuro, che ogni situazione nuova sicuramente verrà affrontata, si spera, in una maniera positiva. Si può raccontare del fulmine. Sì. Perché è esattamente la stessa puledra. La stessa puledra che Federico cercava di far uscire dalla scuderia, sì. che ha fatto uscire dalla scuderia in quel modo lì, il giorno dopo è uscita tranquillamente dalla scuderia, quindi in un giorno le cose si sono sistemate. Sì, perché poi non sono percorsi infiniti. No. E è stato bellissimo perché il giorno dopo c'era un temporale pazzesco, dei tuoni allucinanti, era dato un fulmine, era caduta anche una pianta, cioè avevamo noi umani più paura forse dei cavalli, e ogni volta che dava un tuono comunque la scuderia sussultava, tutti i cavalli saltavano e noi stavamo facendo lo stage, dovevamo lavorare, quindi portiamo fuori questa puledra, la porta fuori una stagista, ma vede il lampo e si vede la stagista che, cioè, sbianca, nella serie adesso arriva il tuono, che cavolo faccio con una puledra in mano. Lui è stato magistrale in questo, ha preso la longhina della puledra, arriva questo tuono fortissimo, salta la luce, salta tutto e la puledra è rimasta lì con lui. Se tu non ti preoccupi, io di sicuro non mi preoccupo. Ed è stato molto bello questo, perché comunque aveva di fianco un essere umano che si era agitato, ma col fatto che il giorno prima lui aveva creato la connessione, si è affidata e fine. Questo è poi importantissimo per qualsiasi evenienza. Come dicevi Jessica e anche Federico, se il cavallo attiva questa connessione con noi, si fida, ci vede come un leader, perché alla fine sono
predati in natura ed è rimasto questo comunque... E sono animali sociali, cioè uno delle loro... retaggio, ecco, nella loro mente. Uno delle loro caratteristiche è il fatto che loro vivono in branco. Vivono in e branco devono e seguono il loro capobranco. Ecco, è fondamentale anche in altre situazioni. Ad esempio, se noi abbiamo creato questa connessione con il nostro cavallo, usciamo in passeggiata, può succedere un qualsiasi imprevisto. Se noi riusciamo a essere centrati e tranquilli, è buona cosa per entrambi. È proprio quello che intendevo quando dicevo che tutte le sessioni non hanno l'obiettivo di desensibilizzare il cavallo a qualcosa, ma di sensibilizzarlo al mio stato d'animo. Noi. Perché l'unica cosa che può rimanere sempre coerente e presente è il mio stato d'animo. Perché io posso preparare il cavallo, non avere paura del telo di plastica, della busta, del frustino, della palla, eccetera, ma capiterà nella sua vita qualcosa che non abbiamo mai sperimentato insieme. E sarà io in quel caso che gli dovrò dire, rimanendo calmo e centrato, come è successo con la puledra, che alla fine era la prima volta che vivevo un temporale di quella portata, che se sei davanti a me e io mi rilasso e sono tranquillo, ti ho dimostrato che finora tutte le volte in cui sono in quello stato d'animo non succede nulla. Ma come si arriva però a questo stato d'animo? Perché insomma... È parte di un lavoro che è sicuramente personale e ci si può arrivare da strade completamente diverse. C'è chi ci arriva lavorando con i cavalli per tutta la vita, come magari il suo caso. Io ci sono arrivato grazie alla pratica del Tai Chi e della meditazione. C'è chi ci può arrivare con lo yoga, chi ci può arrivare correndo, chi ci può arrivare con la preghiera. Con noi, per esempio, siamo grandissimi fan di un addestratore che ci è arrivato tramite la preghiera. Altri ci arrivano tramite lo yoga. Quindi è una strada che è personale. L'importante è che all'interno di questa strada ci sia un lavoro da parte della persona, cioè la capacità di mettersi all'ascolto di se stesso, la capacità di ascoltare non solamente il proprio corpo, ma proprio il proprio stato d'animo e di affrontare poi, come ha spiegato prima Jessica, tutte le situazioni con un sorriso e con il ripetersi che qualunque cosa succeda non è grave e si può risolvere. Andiamo avanti con i video che mi piacciono molto. È la baby. Questa è la baby. È una vostra cavalla? Questa è la mia cavalla. Questa è la sua cavalla. La sì. Tua cavalla per eccellenza, quindi da come viene presentata. E questa è una cavalla con cui... E questo è il suo, sì. Diciamo, una cavalla, la mia relazione con lei è iniziata con una vertebra rotta. Perché lei era una cavalla abbastanza problematica. Io quando ho iniziato il mio rapporto con lei non lavoravo ancora come ho imparato a lavorare poi negli anni. E quindi lei mi ha fatto capire che, insomma, che ci doveva essere un altro tipo di strada per poter arrivare effettivamente alla sua mente. Quindi anche lei ti ha Sì, è una grandissima maestra. Sì, è una grandissima maestra. Quindi è una grandissima capobranco. Sì, lei è una grandissima capobranco. Quindi da partire con una vertebra rotta a vedere poi Jessica che la monta a pelo con un cordino al collo. No, quello era il suo. Quello era il mio. L'ho confuso. Però lui monta a pelo senza cordino adesso baby tranquillamente in giro per i campi. Andiamo in giro liberi per i campi adesso, sì. E invece il tuo cavallo, Jessica? Il mio cavallo abbiamo avuto un percorso un po' diverso. Sì. Nel senso che io venivo già dal lavorare cavalli in libertà, avevo già questa concezione in modo in parte forse ridotto, mettiamola così, perché andavo molto sull'addestramento. Quindi avevo un cavallo ben addestrato, che sapeva fare un sacco di cose, anche libertà, ma che poi non era connesso con me. Cioè, quando accadeva veramente l'imprevisto grosso, quindi finché c'erano imprevisti medi, come diceva prima Federico, le cose funzionavano, quindi su cose bene o male come queste medie le cose funzionavano sempre, ma quando c'era l'imprevisto grosso, vedi ad esempio la fiera, eravamo in fiera a fare lo spettacolo, imprevisto grosso, non so, c'è un boato nelle casse, e lui diceva, ognuno pensi a se stesso. Ci salvi chi può. E questo mi ha fatto capire che mancava quindi quel qualcosa che facesse sì che il mio cavallo effettivamente rimanesse con me sempre. Ed era la famosa connessione che ho scoperto poi insieme a Federico, mentre lui si è rotto una vertebra, io ero incinta e quindi non abbiamo potuto cioè io non potevo montare per un motivo, lui non poteva montare per l'altro. E abbiamo iniziato a lavorare in modo completamente diverso e questo ha fatto veramente la differenza.
Immagino. E adesso posso... Vedo che avete entrambi una passione per gli arabi, o sbaglio? Sì, vabbè. Questa è una malattia che ho io e che poi gli ho passato per forza. Io in realtà quando ero bambino volevo, come il cavallo che volevo era un arabo, però mi era sempre stato detto che sono cavalli matti, sono cavalli difficili e quindi i miei genitori, consigliati da amici, mi avevano scelto un'altra razza, un quarter. E invece sono cavalli che hanno una sensibilità estremamente spiccata e che ti sottolineano tutti gli errori. E che forse più di ogni altra razza hanno veramente bisogno della relazione con una persona, devono avere proprio un umano di riferimento. E hanno una sensibilità che una volta che sei capace di gestire un cavallo che magari che risponde a cose che sono minuscole, allora ti puoi permettere di lavorare in più tranquillità anche con altri cavalli. E a noi capita spesso di lavorare con certi cavalli e poi dopo quando abbiamo finito la sessione ci guardiamo e ci dicevano ma certo che sono facili questi. Voglio chiedervi appunto di commentare due frasi, una testa che ho trovato sul vostro sito che mi hanno colpito, anche se ce n'erano veramente parecchie belle. Parto da te Jessica, non so poi se venga da uno o dall'altro, ma penso che ormai, ecco. Un cavallo perfetto non ha mai creato un cavaliere. Sì, perché abbiamo magari un cavallo che sa rispondere, come dicevamo prima, è un po' come quello che dicevo prima del mio cavallo, che rispondeva alle richieste del cavaliere nel modo perfetto, ma che quindi non metteva il cavaliere nella condizione di farsi certe domande, di mettersi in discussione. E quindi di andare ad esplorare anche uscire dalla famosa zona di comfort, ecco. Se hai un cavallo che è effettivamente perfetto, non ti aiuta ad evolvere come cavaliere. E quindi è un pochino questo. E in realtà il cavallo perfetto, noi lo diciamo sempre, purtroppo non esiste, perché è difficile che esista l'umano perfetto. E quindi inevitabilmente, dato che andiamo a comunicare, la cosa è correlata. Mentre a te chiedo, se non ami il tuo cavallo, quando dai il peggio, non te lo meriti quando dai il meglio. Cioè ti chiedo appunto di commentare. È come in una relazione, cioè essere innamorati quando va tutto bene, quando è tutto troppo facile, vero? È facile per tutti. Il vero banco di prova della relazione è quando ci sono i problemi. E un cavallo che dà il peggio in realtà è un cavallo che sta cercando di comunicare con il cavaliere, perché è l'unico modo che ha. Cavalli che hanno delle difese importanti, anche magari pericolose, è un cavallo che sta cercando ancora di comunicare con la persona. È un cavallo che ha bisogno, proprio in quella situazione, di un punto di riferimento e di una base sicura a cui affidarsi. Ed è proprio il momento in cui lo dobbiamo amare ancora di più. Ci ricolleghiamo al fatto di amare il problema. È un cavallo che ti sta dicendo che in quel momento c'è qualcosa che non va, e siccome noi siamo lì con lui abbiamo la possibilità di diventare il suo punto di riferimento e di dargli una mano a superare quella situazione. In questo caso, quest'altro arabo? Era la prima volta che metteva la sella, quando ho scoperto di averla in cima. Una capretta. Sì. Ma questo era carino perché era stato distratto fino a quel momento. Dalle ragazze. Dalle cavalle che passavano, sì. Jessica se ne accorge e quindi dice alla stagista di allontanarsi, perché sa che al momento del primo passo si sarebbe accorto di avere sopra la sella. E vediamo. E infatti se ne accorge. Che cosa c'è sulla mia schiena? Come avete osato? Ecco, prima volta che si mette la sella su un cavallo è un altro passaggio delicato. Come dicevamo prima, qualsiasi passaggio nuovo per il cavallo sarebbe buona cosa riuscire a farlo nel migliore dei modi, perché può lasciare dei traumi o comunque delle brutte esperienze, no? Che vanno poi ad aggiungersi o magari a riemergere, no? Anche in altre occasioni. Quale sarebbe secondo voi il modo giusto per approcciarsi a in realtà, come dicevi tu, se si inizia bene a fare cambiamenti, poi è anche facile andare a fare nuovi cambiamenti senza che il cavallo abbia traumi. Come dicevamo per la puledra. Sì. La stessa cosa è successo a me con i miei puledri che sono nati da me, quindi hanno avuto una vita facile, mettiamola così, e quindi tutto molto tranquillo. Io metto la sella e loro quelle reazioni lì non le hanno neanche in mente. Poi, ovvio, se arriva da un cavallo di 7 anni come era quello là,
e ci si mette per la prima volta la sella, è normale che una minima reazione ce l'abbia. Se non ce l'ha, mi faccio qualche domanda, ecco, perché vuol dire che poi esploderà dopo. E poi soprattutto se non c'era stato modo fino a quel momento di andare a costruire una relazione. O lavorare con un cavallo come questo, che era un puledro di 3 anni, già ritirato dalle corse di galoppo, e che era arrivato da noi, che era veramente in impotenza presa. Era un cavallo pericoloso perché era congelato dalla paura e a un certo punto esplodeva in maniera pericolosa per il cavaliere e per se stesso. Ecco, sorridevo perché c'era Jessica che... Sì, come al solito faccio la buffona. Perché questo? Non penso che siano solo attimi di follia, cioè avrà sicuramente la sua motivazione. Assolutamente, era perché... Era un attimo di follia. Ho anche attimi di follia. Ce ne sono anche. In realtà i miei attimi di follia sono fatti apposta perché i cavalli devono potersi comunque, cioè noi dobbiamo poter andare in giro con un cavallo sicuro anche in situazioni con della gente folle come me. E soprattutto perché lui era stato abituato che il cavaliere montava in cima e facendo gare di galoppo si partiva. Bisognava partire. Si andava a bomba, quindi qualsiasi cosa c'era attorno che arrivava ad altezza sella, era andiamo, si parte. Certo. E questo ovviamente aveva messo poi in difficoltà il nuovo proprietario, che l'aveva invece preso per farsi le passeggiate in tranquillità, e è arrivato da noi dicendo... io monto in cima e improvvisamente il cavallo esplode. In realtà non era improvvisamente, il cavallo dava i segnali, li dava già prima, li dava prima che uno salisse, e infatti abbiamo messo prima a posto le cose da terra e poi me le sono ritrovate in sella già fatte, perché mettere a posto le cose in sella si può, ma è ovviamente molto più pericoloso e c'è bisogno di un cavaliere. È importante veramente... questo lavoro da terra. Sì. C'è bisogno di un cavaliere veramente esperto per poterle mettere a posto da sella, e poi comunque rimangono sempre delle piccole... La matrice del problema, sì, la matrice rimane. Mentale rimane. Se invece si mettono a posto da terra, inevitabilmente in sella le cose migliorano. Vanno più lisce. Qui. Questo era un altro intervento per cui siamo stati chiamati, una puledra che era stata liberata in campo. È e qui poi... che vi ho conosciuti, che non si faceva recuperare, aveva colpito questo video. Aveva deciso che lei non si faceva più prendere. Oltretutto era 3 giorni che era lì senza mangiare, senza bere, quindi nel cibo, nell'acqua non la facevano... Non funzionava nulla. E qui c'era stato proprio un problema di comunicazione, secondo noi, con le persone, e era stata bruciata la fiducia, probabilmente con metodi un po', avevano provato magari a prenderla in maniera un po' brusca, e in realtà in 15 minuti ci abbiamo messo l'estate. Come al solito io faccio il poliziotto cattivo. Sì. In 15 minuti, senza nemmeno prenderla, mi ha seguito. Però lì la comunicazione è stata impostata premiandole le più piccole cose, il piccolo passo, il fatto che si voltasse verso di me, le contrazioni muscolari, e in quel modo ha deciso lei di venire e non di farsi prendere. E si concludeva il video, adesso non so se noi abbiamo la conclusione, ecco, infatti mi sembrava la capezza e la puledra rientrava. Una volta che si affidano, poi il resto viene facile, anche poi l'addestramento viene tutto più semplice. Infatti è questo che a noi adesso fa strano vedere che molti cavalieri partano subito dall'addestramento bruciandosi questa parte iniziale che in realtà gli mette tutte le cose in discesa. Due parole su questo aspetto che penso sia importante, ma so che anche per voi è davvero fondamentale, questa fase iniziale che viene bruciata come tappa e che in realtà fa sempre parte di quella base che poi va a costruire il cavallo. Sì, e comunque il binomio. E quindi è proprio è come se a un bambino noi gli dicessimo di iniziare dalle superiori. Quindi gli diamo delle volte dei compiti. Magari abbiamo un bambino di 8 anni che non ha mai fatto niente se non stato in un prato selvaggio alla Mowgli, e poi gli chiediamo di iniziare a fare le superiori. E abbiamo il soggetto che magari ci si mette e in qualche modo ne salta fuori, abbiamo il soggetto che impazzisce. E se invece noi investiamo quel tempo per crearci una base solida sulla quale puoi andare a insegnare cose, diventa tutto molto più semplice.
E soprattutto creare la relazione con la persona, cioè fargli capire che la persona può essere un punto di riferimento e essere, diventare una persona centrata che possa proprio permettere al cavallo di affidarsi in ogni situazione. Questo grigio? Questa sarà fatta male. Aperta sì, un'anteriore. Si vede, 28 ed punti. È da lì che poi è arrivata la paura. No. No, beh, in realtà no. Una cavalla già cioè, sensibile, poi sì. Sicuramente l'infortunio ha accentuato la cosa. E qui anche qua una comunicazione leggerissima, perché io le sto chiedendo, cercando di far capire che se anche io ho la mano lì, non c'è bisogno di rimanere su quell'anteriore, ma che lo può appoggiare. E quindi il fatto di mantenere lì la mano con assoluta calma, anche per tutto il tempo che serve, e premiare, cioè togliendo il contatto nel momento preciso in cui la cavalla appoggia, è proprio insegnarle che... È un rinforzo positivo. Sì. In questo caso sarebbe un rinforzo negativo, perché tolgo la pressione, che era lo stimolo iniziale, quando la cavalla va ad avere il comportamento. Qui invece ci vediamo... Con la baby. Qui è un video vecchissimo questo, perché il fatto che la baby sia la lunghina è strano, sì. Perché adesso lei fa tutto completamente libera, anche uscire, entrare dal paddock, venire in giro, quindi sì, questo è... Noi siamo andati a cercare giusto, perché almeno si vedono Facebook. Cose... Sì. Instagram. Per far vedere che anche noi abbiamo iniziato parte comunque della relazione e della comunicazione in una maniera che era più tradizionale e più classica. Oggi, vabbè, il lavoro alla corda lo vediamo oggi sensato, ma fatto magari più in un'ottica di andare a ginnasticare il cavallo. Se volessimo lavorare sulla relazione, sulla comunicazione, faremmo il lavoro in libertà, quindi con il cavallo completamente libero. E questa non è una perdita di tempo, ma è investire tempo, noi diciamo sempre, perché molti ci dicono, ma è una perdita di tempo se io faccio 2 settimane a girare il cavallo in libertà, perdo tempo perché non lo posso ginnasticare, perché dopo perde il muscolo. In realtà stai investendo tempo su quello che poi verrà dopo. Semplificando poi le cose del futuro, sì. Da quello che abbiamo capito. Sì, di gran lunga. E andando proprio ad annullare sul nascere tutte delle problematiche che poi sono abbastanza classiche nel lavoro in sella. Perché ci sono anche stati fatti studi proprio tra le, in termini, cioè che hanno provato che ci sono dei comportamenti che il cavallo ha a terra e che si vanno a trasformare poi dopo in difese importanti in sella. Quindi è per quello che per noi il lavoro da terra è fondamentale, e un lavoro da terra fatto bene nell'ottica di creare proprio una comunicazione con il cavallo. Quindi non il classico lavoro da terra che pensa di dover, che si vada sul principio di mando via il cavallo, faccio in modo che il cavallo sia scomodo quando è lontano da me e in questo modo avrò un cavallo che vuole stare con me. In realtà noi lo facciamo proprio, il lavoro da terra che facciamo è basato sulla connessione, cioè sul fatto di cercare di parlare un linguaggio che per il cavallo sia chiaro e essere coerente nelle richieste e non mandarlo mai via. Perché il mandare via è proprio una cosa che noi abbiamo visto che in realtà va a pregiudicare la relazione invece che a consolidarla. Qua stai cercando di evitare che parta sull'ostacolo, sì, che esatto. Ti anticipi. Sì. E questo adesso non accadrebbe più, mi viene da dire, perché qui la stava lavorando con il rinforzo positivo. In realtà adesso che hanno la connessione e lì ancora la connessione non l'avevano. No, era ancora in costruzione. Era ancora in costruzione. Però è carino vederlo. Adesso che hanno la connessione questa cosa probabilmente basta non la mano, più. Non è il momento, sì. Quindi lì il rinforzo era con un biscotto il premio? Sì, qui noi facciamo anche uso di rinforzo positivo, però in una fase successiva. Cioè la fase iniziale della creazione della relazione con il cavallo, in quella fase non utilizziamo il cibo. Cioè il cavallo deve affidarsi a noi e voler stare con noi perché siamo un punto di riferimento credibile, non perché siamo un dispenser di cibo. Perché come abbiamo visto con la puledra che non si faceva prendere, il cibo e anche l'acqua non ha funzionato per 3 giorni. Quindi in realtà poi non va a creare la vera connessione e poi quindi neanche il vero binomio con il cavallo. Che va a creare il vero binomio con il cavallo è quando riesce ad entrare nella mente del cavallo, quindi riesce a avere una comunicazione non verbale a un livello molto più sottile. Che poi... come posso dire, è il miglior rinforzo per il cavallo, più del cibo, sì, più sì, di una sì, carezza. Sì. È...
Poi qualcosa che lui quasi pretende di avere con il proprio conduttore, diciamo, per riuscire a fidarsi, come dicevamo prima. Il bisogno primario del cavallo è la sicurezza, cioè in un branco un cavallo che non è sicuro non mangia nemmeno. Quindi la prima cosa, se vogliamo dare qualcosa di cui il cavallo ha veramente bisogno, è la sicurezza. E la sicurezza la possiamo dare sempre solo noi, tramite, torniamo sempre al linguaggio corporeo e al nostro stato d'animo. E all'avergli dimostrato nel tempo che, anche affrontando delle situazioni per lui nuove, ne siamo usciti sempre insieme indenni. Il rinforzo positivo con l'utilizzo del cibo, poi è una cosa che utilizziamo e che verrà, ma in una fase successiva. Quando, dopo aver consolidato la parte della connessione e della relazione, andiamo a insegnare cose che entrano nel campo dell'addestramento. Quindi quando noi andiamo a insegnare il salto in libertà o alcuni esercizi particolari come il fatto di sedersi, in quelle cose, in quelle situazioni in cui stiamo insegnando una competenza nuova al cavallo, andiamo a utilizzare il cibo e il rinforzo positivo. Bene, abbiamo la pausa pubblicitaria. Dopodiché io voglio proprio sapere nel pratico, perché chi ci sta guardando dice: ma sì, ma io faccio dressage, io faccio salto ostacoli di questa parte, lavoro bene, ho i miei risultati con il mio cavallo, non mi importa. In realtà chi ha bisogno di avvicinarsi a voi o comunque a questo tipo di connessione, chi ne ha bisogno, quando ce n'è bisogno, soltanto chi è un neofita, soltanto chi ha dei problemi effettivi con il cavallo? Ve lo chiedo dopo la pausa pubblicitaria. Qualche minuto e ritorniamo qua in studio. Ultima parte di Cani, Gatti e Compagnia. Benvenuti in studio qui con noi dalla pausa pubblicitaria. Allora, sto parlando con i ragazzi fondatori di Equestri, che sono Jessica Novelli e Federico Gatti. Mi piace molto questa frase che loro hanno sui loro social, internet: il cavallo non mente. Il cavallo non mente. È anche uno specchio di quello che noi abbiamo dentro. Sì. Il cavallo è soprattutto uno specchio ed è legato proprio all'abilità, una delle abilità principali che il cavallo ha, cioè quello di captare nell'ambiente circostante se c'è qualcosa che non va. È un maestro nel captare le incoerenze ed è su questo che ha basato proprio a livello evolutivo la propria sopravvivenza. E infatti è capace di identificare anche in altre specie se c'è uno stato emotivo alterato, e lo fa anche con noi. E si accorge magari anche meglio di noi se siamo tesi, se siamo nervosi, perché magari stiamo smettendo di respirare, abbiamo cambiato il modo in cui stiamo respirando, abbiamo delle contrazioni, e tutte queste segnali per il cavallo sono appunto delle incoerenze e dei segnali di allerta. E quindi una cosa interessante che noi vediamo è che, soprattutto negli stage, è che lo stesso cavallo con persone diverse è un cavallo diverso. Semplicemente perché lui reagisce e si comporta, si relaziona con il soggetto con cui è in campo in quel momento. Chiedevo prima della pausa pubblicitaria, mi sono lasciata con questi interrogativi: chi si può rivolgere a voi? Fino ad ora chi si è interessato ai vostri stage, ai vostri corsi? In realtà abbiamo veramente spaziato dal cavaliere che ha il cavallo a casa, quindi dal privato. Sì, dal privato, al cavaliere invece di livello internazionale, che fa gara a livelli internazionali, piuttosto che all'istruttore che comincia a pensare di avere un approccio diverso e di dare una formazione un po' diversa ai suoi allievi. Mi permetto di fare questa domanda: cosa manca a tutte queste persone da ambiti differenti? Manca quello che mancava anche a me, devo dire, e che ho trovato poi con Federico: la consapevolezza di quello che c'è prima dell'andare a montare a cavallo. Quindi quello che dicevamo prima, manca la connessione. Nessuna di queste figure, nessuna delle persone che viene ai nostri stage o che ci chiamano a lavorare nel caso di cavalli problematici, hanno mai sviluppato una connessione con il cavallo e nemmeno forse la capacità di leggere e di rispondere ai comportamenti che il cavallo ha con il giusto tempismo e con il giusto stato d'animo soprattutto.
contatto, che è sempre quello che fa la differenza in ogni situazione. Nel pratico, come si svolgono questi stage? Cioè, la persona viene lì con il proprio cavallo, oppure per voi è importante in quel momento vedere la persona e lavorare sulla persona? Come funzionano? Come si svolgono? Cosa fate? Gli stage sono organizzati in una maniera che è assolutamente flessibile, nel senso che è possibile portare il proprio cavallo oppure lavorare con uno dei cavalli della scuola. Naturalmente, se una persona viene con il proprio cavallo, c'è la possibilità di vedere il binomio nel suo insieme, quindi vederli proprio lavorare e capire quello che non funziona, ma anche lavorando con cavalli che non si conoscono vengono fuori a volte degli aspetti che il cavaliere stesso, che la persona non aveva, diciamo, prima di quel momento effettivamente notato. Il lavoro principale che noi facciamo, lo stage principale che stiamo portando avanti e che stiamo portando anche in tour, è sul lavoro da terra e in libertà, con l'obiettivo proprio di creare una connessione mentale con il cavallo. Lo abbiamo fatto sia da noi in più volte e abbiamo iniziato anche a fare appunto un tour che ci porterà un po' in giro in qualche città italiana. Sì, gli stage durano un paio di giorni. Sì. E lì, e lì dovrai connettere lavorare. A lui. Sì. E lì avrò modo di lavorare sulla gestione delle emozioni. Anche per me l'aereo è un bello ostacolo. L'ultima volta ho avuto un bel attacchino di panico che da lì ho detto basta aereo. Però è fantastico perché possiamo allenarci a lavorare con i cavalli anche appunto nelle situazioni sfidanti di tutti i giorni. È quello che insegniamo anche ai nostri stage. Quindi quando trovate una situazione sfidante, bene, è proprio lì che dovete andare a lavorare, perché poi ve lo potrete ritrovare quando vi trovate in difficoltà magari con il vostro cavallo. Andate anche a domicilio dalle persone? Vi è sì. capitato di andare a vedere anche la singola situazione? Sì, più volte. Sì, sì, perché magari molte volte non c'è la possibilità di spostare i cavalli, piuttosto che c'è un branco di cavalli sul quale lavorare, quindi... E ho visto anche che siete richiesti anche nelle situazioni dove c'è da fare un recupero sia fisico dell'animale, ma anche a livello comportamentale, come abbiamo visto nei video, anzi magari se c'è ancora qualche video che dobbiamo vedere insieme lo commentiamo anche. Il lavoro in quella fase è sempre basato in due fasi, cioè prima siamo io e Jessica che lavoriamo con il cavallo, perché solitamente sono cavalli che non hanno più un filo comunicativo con le persone. Quindi siamo noi, tipo questo, che travolgeva chiunque per tornare alla stalla e quindi era abbastanza pericoloso. E quindi il lavoro è proprio prima di ricreare un ponte di comunicazione tra il cavallo e l'essere umano, e la persona. Dopodiché su questo ponte iniziamo a farlo attraversare anche al proprietario con una debita formazione. Perché, come abbiamo spiegato prima, molto spesso è il cavallo che sta rispondendo a quello che il cavaliere o quel proprietario fa o non fa. E quindi si tratta di riportare la persona a comunicare effettivamente con il proprio animale. Altro aspetto, i bambini. Quanto sarebbe importante insegnare ai bambini questa connessione? I bambini sia per loro stessi, ma anche per quei bambini che hanno la passione dei cavalli. Ti è capitato di lavorare con loro? C'è di buono, io ho la fortuna che vabbè, ho un maneggio, quindi ho ragazzini, di solito arrivano lì dai 5 anni in poi, e poi vabbè, ho mio figlio che è la mia cavia, e quindi lo sto testando. Quanti anni ha? Ha 3 anni adesso, quindi lo sto testando un pochino. Ed è fantastico perché si vede proprio che fino a una certa età i bambini non hanno le resistenze che abbiamo noi adulti, o che comunque vengono create poi dalla società. E quindi con il cavallo vanno a relazionarsi in maniera magistrale, senza che nessuno fondamentalmente debba dirgli veramente grandi cose. Poi arrivano a una certa età e lì si vede che entrare in società, entrare a dover avere delle regole, cominciare ad avere rapporti comunque di gestione a scuola, piuttosto che li comincia a mettere in situazioni di resistenze e che si riportano poi anche quando si approcciano ai cavalli. E quindi è, secondo me, fondamentale iniziare già da bambini a fare in modo che comincino a essere consapevoli di quando
hanno dei blocchi, hanno dei momenti di tensione che magari i bambini non vanno a dire, perché ovviamente è bruttissimo dire oddio non mi sento tranquillo, ho paura eccetera, però iniziare ad andare a scoprire le emozioni tramite anche il cavallo già da bambini è assolutamente utilissimo per poi diventare un adulto sereno, consapevole e che sa stare oltre che con i cavalli nella vita di tutti i giorni senza stress, senza andare magari in ansie inutili. Visto che siamo in conclusione, c'è un messaggio che volete lanciare ai cavalieri, agli appassionati di animali? Il messaggio di cavalli, perdonatemi, in questo che caso. La possibilità di connettersi con la mente del cavallo è veramente per tutti. Per tutti quelli che hanno l'umiltà e la voglia di mettersi in gioco e di fare. È un percorso lungo? In realtà questo dipende tantissimo dalla persona e dalla apertura mentale che la persona ha avuto nei propri confronti fino a quel momento. Ci sono persone, alcuni proprietari con cui abbiamo lavorato, che le abbiamo spiegato alcune cose nella prima sessione, nella seconda sessione siamo tornati che avevano già fatto tutto loro, perché semplicemente gli serviva solamente qualche input. Altre persone invece hanno bisogno di fare un lavoro un po' più a 360 gradi, ma in quello sono facilitate dal fatto che la vita stessa è una palestra incredibile. E tutto quello che noi troviamo al di fuori della scuderia, in termini di capacità nostra di gestire le emozioni, di parlare con il nostro corpo, di utilizzare la nostra intenzione, la possiamo riportare immediatamente con il cavallo. E io ne sono un po' la prova, perché tutto quello che sto usando in questo momento con i cavalli non l'ho sviluppato in scuderia, ma l'ho sviluppato con altri tipi di pratiche. E quindi pratiche che si possono continuare. E aggiungo solamente, divertitevi. Sì. La cosa importante è divertirsi poi, come anche nella vita. Hai ragione, e anch'io voglio aggiungere un mio pensiero che davvero quando ci si avvicina al mondo sportivo, in questo caso al mondo dell'equitazione, c'è sempre questa brama di vincere, di fare di più, sì. Si cambia cavallo quando il cavallo non è più, tra virgolette, all'altezza del nostro percorso. Ricordiamoci prima di tutto che è un essere vivente, è in prima battuta, quindi merita il nostro rispetto, merita che noi siamo lì presenti, che impariamo a capirlo, a conoscere il suo linguaggio. Al giorno d'oggi abbiamo una conoscenza che sta progredendo sempre di più, una sensibilità che aumenta, quindi abbiamo tutte, come posso dire, le strade da intraprendere che ci possano portare a migliorare noi stessi e questo percorso. E come diceva Jessica, divertiamoci, soprattutto quando siamo in compagnia del nostro cavallo, del nostro animale, è un momento che ti fa staccare un po' dai problemi della vita di tutti i giorni, è un momento bellissimo. E quindi apprezziamo e amiamo i nostri animali e il momento che passiamo insieme a loro. E, come dice Jessica, divertiamoci, importantissimo. Io vi ringrazio tanto Grazie per essere stati qui con noi. Sono certa di venirvi a trovare perché tra l'altro siamo abbastanza vicini di casa, quindi voglio venire lì e vedere con i miei occhi quello che fate, il vostro lavoro. Complimenti davvero, io comunque vi seguirò sempre sui social perché mi fate troppo divertire. Ricordo qui con me Jessica Novelli e Federico Gatti, che sono i fondatori di Equestri. Adesso però non si chiude qua la trasmissione Cani, Gatti e Compagnia, perché vi lascio a Samuele Venturini con Anima Selvaggia. Benvenuti a questa nuova puntata di Anima Selvaggia. In inverno
anche alle nostre latitudini spesso può nevicare. Ma vi siete mai chiesti cosa succede sotto il manto nevoso? Come vivono gli organismi animali e vegetali sotto la neve? Ebbene, lo strato tra la neve e il suolo viene definito ambiente subnivale. Qui le condizioni di temperatura e umidità sono pressoché costanti. Il manto nevoso fornisce un coibente termico e mitiga, quindi diminuisce eventuali danni che il gelo può arrecare alle radici delle piante o alle piantine che poi riprenderanno la crescita in primavera. Tale rifugio rimarrà in questa situazione fino a quando le condizioni meteoclimatiche stagionali non muteranno, facendo appunto evaporare la neve. Vi sono però delle curiosità che vengono studiate, osservate proprio nei riguardi degli organismi che vivono in questi rifugi. Pensiamo ad esempio ai microrganismi. Per quanto riguarda la tundra, esistono due tipi di comunità. La comunità microbica invernale, che è attiva metabolicamente tra i meno 5 gradi centigradi e i più 3 gradi centigradi. Come tutti i microrganismi, effettua cicli biogeochimici, mineralizza la sostanza organica e prepara la biomassa che sarà utilizzata poi dalla comunità microbica estiva. Grazie a quest'ultima, la tundra può prosperare e così l'ecosistema può vivere il susseguirsi delle stagioni. Oltre alla comunità microbica vi sono anche organismi come gli insetti, come gli invertebrati, che sotto la neve e grazie alla lettiera naturale trovano un rifugio ottimale. Alcuni possono appunto cibarsi anche dei funghi o delle ife fungine presenti sotto la neve, altri invece possono andare in uno stato chiamato diapausa, una sorta di letargo per questi animali, per questi artropodi. E poi abbiamo i vertebrati, altri organismi, quindi che possono o ricavarsi delle tane e quindi essere attivi anche durante tutto l'inverno, oppure possono entrare in ibernazione e quindi effettuare un letargo. Parliamo quindi di piccoli mammiferi, per esempio, oppure rettili e anfibi. Abbiamo citato poc'anzi la lettiera naturale. Si tratta di quell'insieme di elementi vegetali, rami caduti, foglie secche, frutti o semi, ma anche di origine animale. Le carcasse, per esempio, degli animali morti, le fatte, le borre, le exuvie o le mute, ma anche peli, penne, piume, per esempio. Ebbene, la lettiera naturale, al pari del manto nevoso, ha la funzione di coibente termico, ossia aiuta appunto le piante, per esempio, a mitigare gli eventuali danni delle alterazioni meteorologiche che si possono creare. Inoltre, la lettiera naturale fornisce anche tutte le risorse trofiche utili per permettere alla rete eco-bioevolutiva di esistere e di evolversi. Per quanto riguarda le aree urbane, è bene ricordare che la gestione del verde deve essere appunto ottimizzata proprio sulla base di determinate conoscenze. Infatti, ove possibile, è consigliabile lasciare sempre la lettiera naturale a disposizione dell'ambiente, soprattutto nei giardini privati, ma anche nelle zone di riforestazione di alcune città, per esempio. Questo perché? Perché, come dicevamo poc'anzi, la lettiera, insieme al manto erboso, proteggono il colletto radicale delle piante dall'attacco, per esempio, di parassiti, ma soprattutto da eventi meteorologici estremi, che possono essere ondate di calore, oppure siccità, ma anche appunto ondate di gelo. Inoltre deve essere tenuto bene a mente che le potature vanno effettuate esclusivamente nella stagione fredda, quindi in inverno. E un'accortezza molto consigliata è quella di favorire la piantumazione anche delle siepi. Siepi che favoriscono l'habitat ideale per i passeriformi. Purtroppo in questi ultimi anni la pressione ambientale dei centri urbanizzati
unita all'adattabilità di determinate specie, come per esempio i corvidi, dalle cornacchie grigie alle ghiandaie alle gazze, hanno spinto questi animali, i passeri per esempio, a abbandonare le città e a protrarsi verso le campagne. Invece, favorire l'habitat di richiamo di queste specie autoctone non farà altro che aumentare la biodiversità presente anche in città, e ciò ne trarrà giovamento non solo l'ecosistema, ma anche noi stessi in quanto suoi abitanti. Questa puntata di Anima Selvaggia termina qui e noi ci vediamo alla prossima. Un caro saluto!